Auguriamoci che sia seduta il più lontano possibile dal duca. Per il bene della duchessa. Sì, mia signora. Ti piace? Mia cara Biancaneve, sei una splendida visione. Al ballo parleranno tutti di te e non solo perché è il tuo compleanno. Vieni, è incredibile, stai crescendo così in fretta. Il che mi ricorda che ho un regalo per te. Era di mia madre e prima ancora di sua madre. E molto presto sarà tuo. Vostra Maestà, vi prego, perdonatemi, volevo solo vedere... Come ti permetti? Quella è mia, non è fatta per una serva. Vi chiedo perdono. Le serve non portano la corona. Ora basta, chiedo scusa, Vostra Maestà. Parlavo con Biancaneve. Con me? Credevo di averti educata meglio di così. Non importa che sia un servitore o un nobile, ogni persona nel reame merita il nostro amore e il rispetto. Ma ha preso la mia corona. Ha chiesto scusa. E la corona non è ancora tua. Vostra Maestà, non c'è bisogno di... Sei gentile, Joanna. Ma Biancaneve deve imparare. Ricordati, siamo tutti uguali, mia cara. Ma noi siamo la famiglia reale. È vero. Ma questo non ci rende migliori di chiunque altro. Prendiamo il ballo, per esempio. Sai dirmi perché lo facciamo? Per onorare me. È il mio compleanno. No. Tu onorerai i tuoi invitati, dimostrando che sarai una regina gentile e benevola quando arriverà il momento. Per favore. Quando verrai incoronata, il giorno del ballo, questa corona sarà il simbolo della purezza del tuo cuore e della giustizia. Ora hai capito? Ho capito, madre. Bellissima. Ed è più pesante di quanto sembri. Oh, Vostra Maestà! Madre! Sto bene. No, non state bene per niente. Sedetevi. Ecco, vado a chiamare il dottore. Madre! Sto bene, cara.